Macbeth, libretto di Francesco Maria Piave. Prima rappresentazione, 14 marzo 1847, Teatro La Pergola di Firenze. Seconda versione riveduta, 19 aprile 1865, Teatro Lyrique di Parigi. Verdi dedicò il Macbeth ad Antonio Barezzi, suo mecenate e suocero. Da molto tempo era nei miei pensieri di intitolare un'opera a lei che mi è stato e padre, e benefattore ed amico. Ora eccole questo Macbeth, che io amo a preferenza delle altre mie opere e che quindi stimo più degno di essere presentato a lei. Macbeth e Banco, generali dell'esercito scozzese, tornano vittoriosi dalla guerra. Nel bosco incontrano le streghe che profetizzano il loro futuro. Macbeth sarà re, mentre Banco genererà una stirpe regale, ma non regnerà mai. Nel duetto, i due generali riflettono sulla sorte predetta. Nel castello di Macbeth, Lady Macbeth, accesa dall'ambizione, nella sua energica cavatina, incita il marito a uccidere il re Duncano. Malcolm, figlio del re Duncano, è sospettato di regicidio e fugge in Inghilterra. Macbeth è ora il re di Scozia. Nella sublime aria che Verdi compose per la seconda versione dell'opera, Lady Macbeth convince il marito a uccidere anche Banco e il figlio, nel timore che si avveri la seconda profezia delle streghe. Durante un banchetto, l'ombra di Banco, il generale assassinato, appare a Macbeth, lasciandolo atterrito. Macbeth, tormentato da presentimenti, torna a interrogare le streghe. Il verdetto è oscuro. Macbeth rimarrà invincibile fino a quando non vedrà la foresta di Birnam muovergli contro. Evocatele pur, se del futuro mi possono chiarir l'enigma oscuro. La spietata Lady Macbeth convince il marito a uccidere nuovamente. Ora di morte, le dimentiche. Di
bisogna eliminare Macduff, un nobile esiliato in Inghilterra che ha preso le parti di Malcolm e cospira contro Macbeth. In una landa desolata al confine tra Scozia e Inghilterra si sente il coro di profughi scozzesi, patria oppressa. Verdi riscrisse il coro per la seconda versione dell'opera, dando vita a un capolavoro di arditezza armonica che non ha precedenti nella sua produzione. Nella romanza, Macduff, accompagnato da un violoncello solo e dal clarinetto, piange la morte della moglie e dei figli. Nella gran scena del sonnambulismo, Lady Macbeth è sopraffatta dall'angoscia per tutto il sangue versato e muore nel delirio. Macbeth fronteggia l'invasore, ma Macduff lo uccide in duello. Quando Verdi portò a compimento la prima versione del Macbeth, aveva 34 anni. Studiava Shakespeare da quando era ragazzo e il sogno di mettere in musica il teatro del poeta inglese era ormai pronto per diventare realtà. Verdi era terribilmente attratto dalle sfaccettature del dramma umano di Macbeth. Il confronto dell'individuo con la propria coscienza, la lotta contro il male, l'ambizione, il potere. E per rendere al meglio tutto questo in musica, Verdi aveva bisogno di un radicale cambiamento di stile. Voleva sviluppare il dramma con grande rapidità. Poche parole, poche parole, poche parole, ma significanti, scriveva il librettista Piave. Verdi richiedeva con insistenza la parola scenica, in grado di tradurre la situazione drammaturgica con precisione e intensità. Il Macbeth di Verdi visse due volte. La prima versione andò in scena al teatro La Pergola di Firenze nel 1847. La seconda versione, con modifiche significative, al Théâtre Lyrique di Parigi, ben 18 anni dopo. Nel primo caso fu un successo, nel secondo un fiasco, che Verdi proprio non mandò giù. Può darsi che io non abbia reso bene il Macbeth, ma che io non conosco, che non capisco e non sento Shakespeare, no, per Dio, no. Nella classifica delle opere di Verdi più rappresentate al mondo, Macbeth è al nono posto. Nella classifica delle opere più rappresentate al mondo, Macbeth è al 31° posto.